Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Expeditions Rome. Allora, visto che in realtà... no, come è messa la mia legione? È abbastanza in gamba. Vadi, per cui andiamo a prendere questo, direi. Visto che schiavi non abbiamo là per prendere la... La quarry per ora. Dopo ce ne occuperemo. E nulla, proviamo a vedere qua sotto cosa che c'è. Cioè se ci sono altre robe qua nei dintorni. Sai che finisce proprio la mappa qua, possibile? Sì. Ah, Fabius è stato curato, ok. Abbiamo trovato una tannery. Questo è un outpost. No. Dell'exp. Abbiamo scoperto un'altra città. Va bene, sono arrivati a Nicaia. Ah, dovevo cambiare i tizi forse. Ah, sono tutti abbastanza messi bene. Chi che ci dà più loot amount? No, pochissimi ci danno loot amount. Farei lui che ha più esperienza con le robe, perché ha artillery e quasi anche logistics. Andiamo con lui. We are ready to deploy the Legion. Proviamo con questo, dai, sto giro. Più aggressività, ma c'è qualcuno che si fa male. Aetina rapivia, reliquita inter manipulos. Niente, l'arco ovviamente non è il suo forte. Hanno tantissimi arcieri comunque. Bene, questo è entrato. Non è un problema, dovremmo riuscire a gestirci. Aia! Sceso pure il morale, cavolo. No buono. Nulla, è fallito di nuovo. Va bene. Non li sciogliamo comunque, torneranno di nuovo. Andrei su questo. Sì. Aia! E dai, quello ce l'aveva quasi. Stiamo prendendo forse troppi danni. Ok. Questa è entrata. Buono. No. Ok, meno 51. Buono. Molto buono. Tanto non li... Non arriviamo allo scatter qua. Più morale no, non credo. Questo non serve granché. Vai. Mi dispiace però. Per quelli che prendiamo, ma gli altri due erano abbastanza inutili. Vinta è vinta, credo, però non scatter. Aia. Andrà, ok, è entrato. Probabilmente il prossimo giro avrà anche questo sbloccato. Ah, no,
Legion meno 27. Meno 100. Give Chase o più morale? Facciamo più morale, dai, perché tanto qua il Chase non cambia niente. Finite, Finite, milites, et exaltare. saltare. Va bene. Per poco e lo sbloccava. Dall'altro, perché adesso hai così? No, forse perché era lui il comandante. Ho 7 denari, uno schiavo, 3 razioni. E niente di più. Vabbè. E abbiamo perso praticamente tutto. Però possiamo allora. Qua. Ah no, dobbiamo. Ah, dobbiamo parlare col tizio, è vero, per la pacificazione. Andiamo qua intanto a vedere se. Fico. No. Party management. Qua. Buono. Qua esploriamo dopo. Adesso andiamo su, così recuperiamo sia il tizio malato, che parliamo di pacificazione. Abbiamo anche degli hunting grounds là. Se tutto va bene. Ah, e quelli si sono anche replenishati. Però devo mandare la Victrix se ci mette una vita in mezzo. Lontano. Ok. Però se tutto va bene, se pacifichiamo questo, teoricamente dovremmo aver fatto la missione di pacificazione dell'Asia Minore e possiamo proseguire con la quest principale, credo. Però il problema è che avendo allontanato così tanta gente, beh, rischiamo che ci attacchino in ogni dove, per cui meglio non esporsi ancora. Allora, outpost management. I malati sono tutti a due posto? Sì. Sono tutti in salute. Upgrade. Ah, possiamo fare l'armory adesso? Sì. Praetorium items of tier 1. Benissimo. E possiamo fare anche lo stockpile? Sì, però ci serve magari la farm per qualcos'altro, per l'infirmary 2. No. Non è così urgente l'infirmary 2. Fare lo stockpile, sì. Buono. Questo sarebbe importante, anche però ci chiede due farm e una tannery, che in questo momento non abbiamo. Tra l'altro, mi sto domandando una cosa. Abbiamo dei punti per qualcuno? Iulia? Iulia è salita di livello. Iulia è il livello 6, più alto di tutti, ma grande Iulia. Iulia best personaggio ever nel mondo. Facciamo un interrupt potenziato o facciamo il rebook? Facciamo un interrupt più forte, dai. E che abbiamo anche Petronio che è salito a livello 5. Lui l'abbiamo messo qua su. Vai su questo, Flawless Defense. Più che altro, queste si possono rompere. Ah, sì, possiamo rompere le cose che non ci servono. Benissimo. Quindi dovrò farmi. Off camera, mi smantello tutta la roba che non serve e. Ci. Teniamo i materiali per le cose. Dobbiamo parlare con Tizio, però.
Ah, no, aspetta, hai degli schiavi per caso, ragazzo mio? No. Purtroppo no, tante razioni, pochi schiavi. Gliene abbiamo comprati un macello. A band of vicious Spartans are organizing a rebellion against our legion. Ok. They're gathering support amongst the locals. Dobbiamo That was occuparcene. Legate. Our way, Legate. Stammi bene. Ok, dobbiamo attaccare gli spartani che stanno rompendo le scatole in questa zona. Credo che manderò di nuovo Giulia a gestire la situazione. No, cavolo, non ho fatto. Devo controllare una roba prima. C'è cioè il mio Outpost Management qua. No. No, torno un attimo dentro. I tizi che seguono la legione, perché magari non sono i più potenti in questo momento. Visto che ne abbiamo assoldati un sacco di nuovi. Cioè, forse sono ancora più potenti perché loro si sono specializzati in quelle robe là. Però, diamo un attimo a vedere se c'è da riassegnare qualcuno, visto che siamo qua già. Allora, qua abbiamo questo che è uno scout. Scusa, puoi tenere aperta sta roba qua? Che fastidio. Qua. Perché è un bravo craft ed è un bravo scout. Questo è un medico. Ci fa più comodo forse in mano che non. E questo è buono per altre robe. Però abbiamo qualcuno di migliore in questo momento. Mi sa che no. Però sono tutti scarsini adesso in questo momento. No, vabbè, lascerei loro forse. Però questo è anche lo scudo. Ah, no, ma semplicemente per un princeps. Credo, non so cosa sia questa. Vabbè. No, lasciamole così. Direi. Per ora. Come tratti abbiamo 1, 2, 3, 4. Ok, ce l'abbiamo tutti e 4. 1, 2, 3, 4. Ce l'abbiamo tutti. Però sono tutti mescolati in realtà. Va bene, dai, proviamo. Bisogna fare anche un po' di errori e un po' di esperienza. Non abbiamo schiavi, per cui non possiamo mica espandere nulla. Facciamo questa missione degli Spartani, vediamo un po'. Intanto. Questo ci dà degli schiavi, se non altro, buono. Abbiamo pochissimi soldi anche. Giulia. E poi mettiamo gli altri. Vabbè. Ah, in una grotta pure. This is it.
These are all the legionari Rome has sent to fight us. Clearly the Romans still do not understand the threat we pose. Perhaps they will understand when they see the heads of their people adorning spikes along the road. Tu credi? Guarda che ti ho mandato Iulia Calida, eh? Capperi però sono parecchi, eh? Capperina! Non è facile per... non sarà facile per niente questo discorso. Sono tutti scudati a bestia. Vabbè, non tutti. Non tutti. Però resterei un po' a smistare i tizi prima di... ah, però qua ci sono... ok. Mi piace sta zona tattica qua. Andrei su... sta... su sta area qua. Se possibile un po' con tutti. Dov'è Iulia, tipo? Ok, iniziamo noi. Per cui allora io andrei... quello è scudato, ma quelli no. E dovrei riuscire a prenderli da qua. No. Però questo fa bleeding, vero? Sì. E invece è critico. Splendido, quello non lo vede. Da qua però dovrebbe. Però prima di mandare lei là. Allora. Questo non vede nessuno in questo momento. Non muovere qua, ma in realtà... quello non ci arriva. Muovere entrambi qua in questa direzione. No, questo ha l'inspire, per cui potrei... però l'inspire non dà dei movimenti, eh? Ricordiamoci. Adesso non gli faccio niente, infatti 0% di successo. Se faccio un crippling su quello lo tiro giù, eh. Dai, per sicurezza. Muoviamo questi addosso, perché... prendi la torcia, che male non fa.
Questa è una zona molto difensiva, per cui... possiamo sfoltirli un po' per poi tirare giù il tizio. Ma sapete che dico? Che visto che sono passati 20 minuti e qua ne mancherà ancora parecchio, conviene che interrompiamo qua. Vedremo la fine di questo episodio nel prossimo episodio. Io vi invito, come al solito, a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per il caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.